Buongiorno, oggi è il nostro secondo incontro dedicato alle rivoluzioni inglesi e a ciò che hanno rappresentato e alle loro specificità e gli elementi che hanno prodotto poi nella storia inglese e nella storia d'Europa. E oggi proprio nello specifico entriamo proprio nel vivo della prima rivoluzione, nella prima rivoluzione inglese che possiamo collocare nel 642, dopo il tentativo di colpo di Stato del re, il quale ha provato a entrare in Parlamento, provato a chiuderlo, ha messo in campo quello che si chiamerebbe un atto di forza, però gli atti di forza naturalmente si vincono, si perdono anche in politica. In questo caso il re ha trovato l'opposizione del Parlamento e poi dopo di Londra. E da qui il paese si è diviso in due. Si è diviso in due. Una prima rivoluzione che, abbiamo detto, avviamo, facciamo partire dal 642, possiamo fare concludere col 649, quando il re verrà giustiziato, gli verrà tagliata la testa. E questa rivoluzione possiamo chiamarla una guerra civile. È una guerra civile all'interno dell'Inghilterra. Vi sono due Inghilterre e due modi di vedere la politica, i rapporti di forza, la gestione della cosa pubblica, nel mondo inglese. Da una parte c'è il re, con quello che rappresenta, con la Chiesa, con una certa parte, la Chiesa anglicana, ma soprattutto con quel mondo che sono chiamati i cavalieri, cioè con quel mondo dell'aristocrazia, la grande proprietà terriera, la grande nobiltà, il grande clero della Chiesa anglicana, la parte che noi definiremo oggi in un linguaggio politico, forse un po' ottocentesco, non lo so, la parte conservatrice del paese, la parte delle tradizioni, quella alla quale ritiene il re sia lì per diritto divino. Una parte tendenzialmente illiberale e contraria a un certo ruolo del Parlamento. In genere anche una parte abbastanza ostile verso il mondo protestante e ostile verso quel mondo borghese, quel mondo economico anche, che invece con Elisabetta aveva, il mondo degli affari, delle attività economiche, che con Elisabetta aveva avuto un certo ruolo, un certo peso, una certa presenza. E dall'altra parte ci sono le forze del Parlamento, chiamate teste rotonde per il modo con cui si tagliavano i capelli, un modo economico, mentre invece i nobili portavano la parrucca e dedicavano una parte importante anche questa loro abbigliamento a proposito della moda come elemento che distingue, no, i gruppi e i ceti sociali. E qui troviamo un altro modo di intendere l'Inghilterra e la vita politica: il mondo legato al Parlamento, cioè vuol dire il mondo legato alla borghesia, a quei settori economici piccola, media, nobiltà e della borghesia, che hanno negli affari il loro sviluppo più che nel cognome e nelle tradizioni, più che nel cognome e tradizioni e più che nei titoli nobiliari, ma negli affari e nell'impegno economico, e legati al protestantesimo. Protestantesimo in genere nella sua versione calvinista, puritani, ma ecco, e non all'anglicanesimo. Sono due Inghilterra, è una guerra civile, anche una guerra civile, una guerra politica tra due modi di intendere, no? Dire, forse si potrebbe dire, conservatori e il pensiero liberale. Pensiero liberale. E la guerra ha delle fasi, noi non ne vediamo così nel dettaglio, ma possiamo dire che in una fase iniziale si assiste ad un prevalere del re, almeno tra il 1642 e il 1643, all'inizio esplode nel 1642, quindi ci sono almeno 2 anni dove le forze monarchiche, le forze dei cavalieri, prevalgono rispetto alle forze del Parlamento. Ma certo, perché il re disponeva comunque dei migliori ufficiali, no? E anche di una truppa già comunque organizzata, no? Di reparti già organizzati, ma gli ufficiali, perché per tradizione il mondo aristocratico, che non si dedicava agli affari e tantomeno agli studi, aveva come proprio sviluppo, come propria carriera adeguata ad un nobile, quella militare. Quindi disponeva dei migliori ufficiali. Mi viene in mente la guerra di secessione americana, come ha fatto il Sud a resistere tanti anni al Nord industriale. E certo, siamo qua nell'Ottocento, negli anni 60 dell'Ottocento, certo, ha potuto resistere perché a West Point il Sud disponeva degli ufficiali migliori. Gran parte delle famiglie aristocratiche del Sud avevano il secondogenito che faceva carriera militare. Le cose dal punto di vista militare inizialmente vanno abbastanza male per le forze, vanno abbastanza male per le forze del Parlamento, no? Vediamo l'Inghilterra nella sua prima fase e vediamo che la zona così controllata dalle forze monarchiche, la zona qui in questa cartina di rosso, è prevalente rispetto all'altra, almeno in una prima fase. E sarà l'intervento di Cromwell.
a modificare un po' l'andamento, no? E Cromwell si mostra come quel leader carismatico di cui le rivoluzioni hanno bisogno. Voglio fare paragoni, ma insomma le rivoluzioni si sono nutrite di questi leader carismatici, i quali sono in grado di dare una svolta, di motivare, di interpretare, di capire che un soldato rivoluzionario può combattere meglio di uno regolare se combatte sulla base di certi valori. Sono i valori che fanno, no? Che fanno la differenza tra un soldato regolare e un soldato rivoluzionario. Per cui un soldato regolare che è lì anche perché è pagato è pronto a morire fino a un certo punto, ma un rivoluzionario che combatte per certi valori invece ha una disponibilità alla morte, al combattimento e a resistere, a combattere in un certo modo, ovviamente maggiore. È una questione, è l'interno, no? È l'interno che fa la parte esteriore, che quindi è questa motivazione interiore che cambia il tipo di soldato. Quindi i valori parlamentari, i valori borghesi, i valori liberali, che poi sono quelli che vengono dalla Magna Carta, che devono animare l'esercito del Parlamento. Ma Cromwell aggiunge anche a questi i valori religiosi, i valori puritani. Non è solo una questione politica, no? In modo diverso di intendere, lo Stato e la vita pubblica, qui incentrata per il mondo del Parlamento, incentrata sui diritti del singolo, sui diritti individuali, ma anche un valore religioso. Il mondo puritano, in parte, contro quello anglicano, considerato il puritanesimo come un'ispirazione più autentica, più vicina al Vangelo e al messaggio di Cristo. E quindi si combatte per motivi politici, per motivi religiosi. Va detto che la rivoluzione inglese, credo, rimanga ancora molto influenzata da tematiche religiose e la rende forse per certi versi meno moderna di altre rivoluzioni che arriveranno dopo, dove il tema religioso sarà minore rispetto a altre questioni, o anche assente, o comunque minore. E gli ufficiali, abbiamo detto la differenza, gli ufficiali nel mondo dei cavalieri erano i grandi nobili che poi avevano un'esperienza militare, perché i nobili si dedicavano all'esercizio delle armi con abitudine, con frequenza, come era loro, era la loro abitudine, era la loro così, faceva parte della loro vita, della loro carriera, del loro modo di essere, l'uso delle armi. No, era nobile usare le armi. Mentre invece il mondo borghese non aveva questo tipo di tradizione militare, però Cromwell riuscì a costruire una rete di ufficiali preparati, di origine borghese magari, ma scelti dalle truppe. E quindi con un grado di fiducia e poi anche di competenza, perché non è che tutti i nobili, semplicemente perché si ha un cognome importante, erano poi tutti in grado, no? Tutti in grado di combattere allo stesso modo. No, non bastava il cognome talvolta. E quindi una dimensione di ufficiali che venivano dalla borghesia, venivano dal basso, venivano dalla truppa, ed essendo stati scelti dalla truppa, è evidente che allora avevano una presa maggiore verso i soldati. I soldati sono disposti a seguire chi hanno scelto, no? Il modo maggiore di chi si trovano lì in posto, no? E poi l'addestramento. Tutte le forze rivoluzionarie hanno bisogno di un addestramento, no? Pensiamo a un altro leader carismatico, il comandante Guevara, l'addestramento dei soldati, una dimensione fondamentale, no? Cromwell stesso lavorerà a questa forma di cavalleria corazzata e onside che arrivava ai fianchi e colpiva gli avversari con capacità, velocità. D'altra parte c'è anche da dire che il fatto che si tratta di un esercito più borghese fa venire in mente la frase di Napoleone Bonaparte, per cui in qualche con la diversità del caso, per cui qualsiasi soldato ha il bastone di maresciallo, il bastone nello zaino. Insomma, qui quello che conta sono le competenze più che il cognome e l'origine familiare, e anche questo, le competenze e le capacità di combattere, questo ha rafforzato l'esercito di Cromwell. Quindi un esercito che si rafforza sia sul piano della motivazione politica e religiosa, ma anche sul piano dell'organizzazione interna, una partecipazione della truppa alle decisioni, anche nell'indicazione degli ufficiali che vengono votati, ma anche nell'addestramento, no? Nell'addestramento. Questo effettivamente modifica la capacità militare delle forze parlamentari, le quali a Naseby nel 645 ottengono una vittoria definitiva contro
contro le forze parlamentari, contro le forze monarchiche, contro Carlo I, e il re non è più in grado. Vediamo che progressivamente il territorio in suo possesso in Inghilterra si riduce, fino a che il re non dispone più di forze per contrastare le forze parlamentari, che peraltro hanno anche un bacino economico maggiore rispetto alle forze monarchiche. Il re si consegnò agli scozzesi, d'altra parte gli Stuart erano di origine scozzese, ma gli scozzesi lo riconsegnarono al Parlamento, si vede che no, al Parlamento, iniziando però una pressione, un'invasione verso l'Inghilterra. E la situazione è così difficile, la situazione è così complessa, cioè il rapporto con gli scozzesi che si accingevano a premere, a invadere l'Inghilterra, e la situazione di disordine, di caos che c'è sempre dopo una guerra civile, saranno i grandi problemi che dovete affrontare Cromwell, il leader carismatico della prima rivoluzione inglese, di questa guerra civile. E Cromwell, peraltro, il primo problema che dovete affrontare era quello interno all'esercito. L'esercito era un esercito rivoluzionario, e quindi era un esercito abituato a un dialogo, a un confronto interno, a trovarsi in grandi assemblee, discutere, dibattere. Era un esercito politicizzato, perché l'esercito rivoluzionario deve essere un esercito politicizzato. In questo è un elemento di forza, questo è un suo elemento di forza. E si erano creati delle anime diverse, tre le linee no fondamentali. Il gruppo presbiteriano che dava una forza imponente all'esercito era quello più motivato anche da un punto di vista religioso, molto motivato, era la presente in la maggioranza, che aveva la presenza maggioritaria nel Parlamento, ed erano i calvinisti, e pensavano, lavoravano, volevano una costruzione di una confessione puritana, di uno stato calvinista, con tutti i valori che il calvinismo comportava. E non dimentichiamocelo, non dimentichiamoci l'esperienza di Calvino a Ginevra, il concestoro, un certo stile di vita, lavorare per la comunità, cioè con tutti i valori che il calvinismo comportava. Non è solo un fatto così di pratica religiosa, anche di etica, di modo di comportarsi, e anche tutti e due insieme. Poi c'erano gli indipendenti, che i quali, forse un'anima più moderata, che pensavano a un sistema forse più liberale, più aperto, incentrato su una libertà di culto, su una tolleranza, no? E quindi con un impegno anche politico, religioso, diverso. Era l'anima, era poi la parte di Cromwell, la parte forse più moderata, no? delle forze rivoluzionarie, dell'esercito rivoluzionario, dell'esercito che aveva messo insieme il New Model Army, dell'esercito che aveva portato alla vittoria le forze parlamentari. E poi c'era un'ultima ala, i livellatori, l'ala estremistica, la quale metteva in campo, iniziava a mettere in campo principi politici sociali, non è come l'abbattimento del re, la repubblica, la questione anche della distribuzione delle terre, cominciava a mettere in campo alcune questioni questioni che si legano a quello che è il tema della solidarietà, che poi nella rivoluzione francese arriveranno ai diritti sostanziali nel 93, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto all'assistenza, il diritto all'insurrezione, diventeranno un nuovo solco nella storia occidentale, perché diciamo che è un solco che prenderà corpo poi solo in modo consistente dal 93 in poi, quello della solidarietà, no? Della distribuzione delle risorse. Poi arriverà il socialismo che rifletterà e costruirà dei programmi, delle linee di lotta su questa questione della solidarietà. E Cromwell, tuttavia, va detto, e questo sarà anche accusato, che lui non rappresentava forse l'anima più estremista dell'esercito o dello schieramento rivoluzionario o dello schieramento, dello schieramento puritano. E avrebbe accettato anche una monarchia, tuttavia rappresentativa, una monarchia basata su certi limiti, una monarchia parlamentare, cioè che conviveva con la presenza del Parlamento, e quindi una monarchia liberale per certi versi, no? Contro la linea presbiteriana, che considerava così eccessiva e non in grado di interpretare la complessità del mondo inglese, certo? Ecco. E sarà lui a espellere i presbiteriani dall'esercito, dal Parlamento e dall'esercito, e poi dopo a contrastare le forze della Scozia, che sono state forze che mettevano in discussione, no, la stabilità inglese. D'altra parte, tra inglesi e scozzesi è sempre stata una storia di rivalità, anche oggi si parla di indipendenza della Scozia, no, di staccarsi dalla Scozia rispetto all'Inghilterra.
Nasce nel 649 dopo la condanna a morte del re, tra presenti al re che era stato proposto in extremis la possibilità di reinserirsi come un monarca però rappresentativo, non come un monarca assoluto, possibilità che il re rifiutò, e questo produsse il processo che poi portò alla condanna a morte del re. E anche qui il processo riemerse la solita questione, le due Inghilterre, se il re è lì per diritto divino, il punto più alto della sovranità, oppure se la sovranità è anche nel popolo, allora c'è un'equivalenza, o forse meglio ancora, è il popolo che ha la sovranità nella sua forma più alta e più forte, soprattutto per la gestione delle risorse, dell'autogoverno, e quindi tornò a essere questo scontro tra le due prospettive della sovranità. Nasce nel 649 quella che è la prima, forse l'unica repubblica inglese che sia esistita nella storia. Non mi risulta che l'Inghilterra abbia avuto altre repubbliche se non questa del 649, nata dalla prima rivoluzione o dalla guerra civile inglese dal 42 al 49, che poi è stato chiamato Commonwealth. E il Commonwealth poi è un sistema per il bene di tutti, no? È una repubblica per il bene di tutti. Cromwell governerà questa situazione molto complessa in cui si trova nel Commonwealth, in questa repubblica, dove ebbe molti, non pochi problemi, ma innanzitutto quello di ristabilire l'ordine, perché dopo una rivoluzione, una guerra civile, lo scontro con la monarchia, l'avere giustiziato, la condanna a morte del re e lo scontro anche con i livellatori. Non dimentichiamoci un'anima estremista, un'anima radicale dentro l'esercito, no? Furono diverse condanne anche, no? Anche dentro l'esercito, perché in un esercito rivoluzionario la rivoluzione sono più facili da avviare, le rivoluzioni a volte sono più facili da avviare che da far finire, no? E poi farle finire è forse la cosa più difficile quando una rivoluzione si è avviata. Poi la repressione delle rivolte dei realisti cattolici. Il mondo cattolico, il mondo conservatrice, il mondo aristocratico continuava a rimanere a fianco del re. L'Inghilterra è fatta anche di regioni più marginali o che si erano schierate con la monarchia. E poi dopo lo scontro con la Scozia. La Scozia, non dimentichiamoci, aveva cominciato a invadere l'Inghilterra e aveva dimostrato un atteggiamento ostile. E quindi una problematica di ordine che Cromwell affrontò verso i livellatori, verso i realisti e verso la Scozia. C'è da dire però che Cromwell, continuarono nell'esperienza di Cromwell i contrasti e le difficoltà col Parlamento, e col Parlamento faticò a collaborare, e in fondo non creò un governo stabile. Però dobbiamo chiederci che tipo di Parlamento era e se erano presenti anche all'interno di quel Parlamento di allora elementi di corruzione, un Parlamento che non rappresentava, a modo di vedere di Cromwell, bene quel tipo di Parlamento, le speranze, le prospettive dei cambiamenti, della rivoluzione e degli interessi del popolo inglese. Questi contrasti con il Parlamento. Furono forti, furono attraversabili, tant'è vero che nel 1600 si proclamò Lord Protettore e con un atto di forza chiuse il Parlamento. Certo, è facile pensare allora a 10 anni prima, quando il re fece qualcosa che potrebbe sembrare simile. A mio modo di vedere invece sono due prospettive diverse, l'azione del 42 di Carlo I e adesso l'azione del 53 di Cromwell. Qui mi pare che la prospettiva sia diversa, quella di un bene comune, di un'attuazione della rivoluzione nelle sue parti salienti per le quali era nata, e quindi la creazione di una dittatura militare diventa un po' la condizione per mettere in campo delle riforme, un interesse generale e delle prospettive della rivoluzione che quel tipo di Parlamento non consentiva di fare. Ovviamente non c'è dubbio che Cromwell è stato anche ampiamente odiato da parti importanti del paese e visto anche come un tiranno. Parla anche della ripresa di una dittatura, di una monarchia, come quasi a tratti di una monarchia come quella che si era battuta, quasi a tratti di una monarchia come quella che era, che si era creata. Cromwell infatti stimolava questi sentimenti, no? Questi ostili, questi sentimenti così altalenanti, questi sentimenti opposti, persone che un certo mondo che era con lui e un certo mondo che lo odiava, stimolava.
Quali sono i provvedimenti di Cromwell? Intanto è interessante il lavoro che fece sullo sviluppo della proprietà privata, sottraendo le terre inculte, che non ce n'erano in Inghilterra, sia ai nobili, sia a quelle nella tradizione dei campi aperti, i famosi campi aperti, o anche in parte del clero, terre che erano incolte e furono messe in vendita, comprate dalla borghesia. Questo incentivò un'attività economica, uno sviluppo di quel sistema privato, di quella partecipazione allo sviluppo dell'economia della borghesia nel settore agricolo, insomma incentivò quello che poi diventerà il liberismo, no? La partecipazione dei privati all'economia e un certo sviluppo economico, perché naturalmente una borghesia che compra queste terre e che comincia a utilizzarle per avere un profitto economico, poi è interessato a lavorarle, a che rendano. Ebbe un'efficacia economica e comunque nella creazione poi di un'economia basata sulla proprietà privata, che è propria, è tipica, appartiene alla tradizione inglese. Poi l'abolizione di molti privilegi del mondo nobiliare, i lords, il loro ruolo, la Camera dei Lords, cioè una riduzione del ruolo della nobiltà nella gestione del paese, che invece con Carlo I, con la monarchia, la nobiltà aveva avuto, no? Un contrasto al mondo aristocratico, non dimentichiamoci che allora Cromwell è l'eroe della borghesia, no? Non dei livellatori, certamente dei ceti più bassi, ma insomma della borghesia, di quei ceti che noi definiremo oggi medi, no? Quei ceti medi. E poi molto interessante è la tolleranza religiosa contro la prospettiva dei presbiteriani, no? Che volevano invece, i presbiteriani volevano una chiesa calvinista di Stato. E qua Cromwell rappresenta quell'ala chiamata indipendenti, che è per la tolleranza religiosa, una tolleranza religiosa comunque verso i vari culti, no, anche in parte anche l'anglicanesimo, purché non siano cattolici, perché l'unico culto che non è accettato in Inghilterra è il cattolicesimo, considerato elemento di instabilità. I cattolici, realisti, sostenitori del re, l'elemento di instabilità per il mondo inglese e per il progetto della rivoluzione inglese. La politica estera è un altro elemento estremamente interessante, estremamente significativo nell'esperienza di Cromwell, forse dove ha avuto i successi maggiori, forse dove ha avuto successi maggiori. E Cromwell, abbiamo detto, sviluppa la proprietà privata, la tolleranza religiosa, il contrasto al mondo nobiliare, vedete tutto in un'ottica di sviluppo anche di una certa economia, no? Borghese. E per fare questo mise in campo quella che possiamo chiamare una guerra commerciale, no? Una guerra commerciale e una guerra coloniale, all'insegna del protezionismo verso il principale rivale dell'epoca, verso l'economia dell'economia internazionale inglese, degli scambi e dei commerci internazionali inglesi, che era l'Olanda. E tant'è vero che nel 51 promulgò quello che era l'atto di navigazione, per cui si vietava alle navi non inglesi, cioè le navi olandesi in genere, di attraccare nei porti inglesi o di inserirsi in quelli che erano i traffici commerciali inglesi. E questo certamente sostenne l'economia inglese. Adesso pensiamo anche oggi, no, alle difficoltà con un certo tipo di economie più liberiste, che non rispettano certi parametri, perché il discorso là era diverso. Questa politica commerciale, questa politica coloniale, basata su questo protezionismo, anche questo caratterizzerà e sarà un elemento importante nello sviluppo economico dell'Inghilterra. A me viene assolutamente in mente quello che sarà di lì a poco il mercantilismo di Colbert. Che altri obiettivi serve a sostenere lo Stato inglese e la forza di Luigi XIV? Altri obiettivi, ma certo un certo intervento dello Stato in economia, comunque il controllo dello Stato, il controllo dello Stato in certi settori economici. Ci sarà naturalmente una reazione olandese che sarà stroncata dalla forza militare inglese, che dimostrerà anche una forza marittima superiore. L'Inghilterra si prepara a diventare quel grande impero coloniale che poi sarà nel 700 e nell'800, soprattutto poi probabilmente nell'Ottocento, il grande impero coloniale. E l'appoggio, i trattati con la Svezia, con la Danimarca, per in chiave anche olandese, in quello che è il mare del nord, e poi dopo nelle grandi rotte commerciali. E sarà Cromwell anche ad attivare, abbiamo detto, una politica coloniale, perché si comincia a penetrare nell'India, si comincia a capire, no? Sempre a proposito di mercantilismo, trovare le risorse, le materie prime in altri paesi. Ma poi Cromwell, anche per una politica così continentale, collaborò comunque anche con la Francia in chiave antispagnola, in una prospettiva così di tutela degli interessi inglesi.
Io mi fermo qua, questi sono i tratti salienti dell'azione della politica di Cromwell. Vedremo quest'altra volta l'arrivo di Carlo II e la fine, come dire, dell'esperienza del governo di Cromwell, sostituito dal figlio che non riuscirà, mancando del carisma del padre. Un leader rivoluzionario deve possedere un certo carisma, senza il quale è impossibile, certe capacità senza le quali è impossibile governare. E vi ringrazio per avermi ascoltato e arrivederci.